Triumph si presenta all'EICMA di Milano con tante novità di dettaglio riguardanti tutti i modelli della gamma, ma le novità principali riguardano il mondo del custom. Si rinnovano infatti sia le Thunderbird, costruite intorno al poderoso bicilindrico da 1699 cm3, sia le Cruiser più piccole, mosse dal noto bicilindrico in linea da 865 cm3. Si allarga la famiglia delle Cruiser con alcune novità che riguardano principalmente la famiglia delle Thunderbird. Con due modelli che sicuramente sono pensate per un cliente che viaggia tanto, percorre molti chilometri. Ma le attenzioni di Triumph non sono solo per il mondo delle classiche, ecco infatti un'edizione speciale della tuttoterreno da 800 cm3 che tanto è piaciuta al mercato italiano, la Tiger XC. Tiger 800 per il mercato italiano, sicuramente uno dei modelli che negli ultimi anni, sin dal lancio, ha venduto di più, ci ha dato soddisfazioni non indifferenti. Per quest'anno, per l'edizione di EICMA 2013, abbiamo voluto presentare un'edizione speciale con una colorazione inedita, moto interamente nera con un telaio rosso che spicca nell'insieme.